Ciao, in questa lezione proseguiamo il discorso teorico iniziato nella lezione Accordi e tonalità, parte prima, e introduciamo alcuni concetti fondamentali come la funzione della sensibile tonale e modale e il concetto di tonalità minore. L'intervallo prodotto da queste due note si definisce intervallo di tritono, in quanto è composto da una distanza di tre toni interi, ovvero di quarta aumentata. La risoluzione simultanea di questi due gradi, rispettivamente sul primo e sul terzo grado della scala, produce appunto l'affermazione della tonalità. Nel caso della scala minore armonica, quindi, il settimo grado torna a essere a distanza di semitono dal primo grado e quindi torna a svolgere nuovamente il ruolo di sensibile tonale all'interno del tono minore. Mentre il settimo grado, in questo caso a distanza di semitono, risolve appunto sul primo grado. La somma di queste due risoluzioni, quindi, determina l'affermazione del tono minore. Anche in questo caso troviamo una zona di sovrapposizione tonale. Infatti, la battuta 7, ovvero gli accordi di Re minore e di Fa maggiore, possono essere giustificati non solo come accordo del secondo grado e del quarto grado di Do maggiore, ma anche come accordo appunto del quarto grado.